Elezioni comunali 2024 a Potenza, ben ritrovati sulla Nuova TV. Allora proseguono i nostri spazi per conoscere i candidati sindaco della tornata elettorale dell'8 e 9 giugno. Come sapete, Potenza è tra i 52 comuni che rinnoverà la sua amministrazione comunale, il sindaco e l'intero consiglio comunale. E allora, ospite oggi nel nostro spazio Pierluigi Smallone, uno Grazie dei cinque dell'invito. Candidati sindaco che capeggia appunto le liste Potenza Ritorna, Città Nuova e Movimento 5 Stelle. Io comincerei proprio dal vedere rapidamente, con l'aiuto della regia, le tre liste che sostengono appunto Pierluigi Smallone, chiedendo appunto a lui un commento veloce. Sono liste che hanno una coerenza e una credibilità di cui posso farmi vanto, ma non in senso così vuoto di circostanza. Sono liste che vengono dalla costruzione, da un processo di aggregazione, di partecipazione che è durato ben 8 mesi. Ovviamente 8 mesi sono un gap incolmabile rispetto a ogni altra operazione o formazione di liste, diciamo, legata elettoralmente alle contingenze, cioè alla scadenza della presentazione delle liste e alla competizione elettorale. Ci sono persone che rappresentano diversi mondi della società civile, le professioni, le associazioni, ci sono tante realtà, tante esperienze, cui ovviamente poi si aggiunge il peso e anche un po' l'autorevolezza del Movimento 5 Stelle, che di fatto decide negli ultimi giorni prima di questa competizione elettorale di abbracciare, di sposare questa progettualità. Ma ripeto, ci tengo molto a puntare, a raccontare quello che è lo spirito, il lavoro di squadra che siamo riusciti a fare. C'è davvero un gruppo di persone affiatate che stanno lavorando insieme per un obiettivo comune. Oh, ricordiamo Pierluigi Smallone, consigliere comunale uscente della legislatura, che insomma sta vivendo davvero gli ultimi istanti della sua vita amministrativa. Parlavamo prima di un lavoro iniziato circa 8 mesi fa, di una corsa iniziata circa 8 mesi fa. Voi avete costruito un programma dal basso, organizzando tutti i giovedì una serie di incontri con cittadini, associazioni, società civile, mondo delle professioni. Ecco, è partito da lì la costruzione di questo percorso. Assolutamente, e qualcuno ha detto siete partiti molto tempo, con largo anticipo. Beh, io penso addirittura che forse siamo partiti in ritardo, persino noi che abbiamo iniziato a ottobre a lavorare su questo. Pensare di amministrare una città complicata come Potenza, una città difficile, è un capoluogo di regione, quindi con una dignità, con un peso importante anche nella scena politica locale e direi non solo locale, perché siamo capoluogo di regione, ce lo dobbiamo ricordare sempre, non come slogan, ma anche in virtù di quelle che sono le responsabilità e il peso politico che esercitiamo. Ebbene, io mi chiedo al contrario come sia possibile immaginare delle coalizioni elettorali che nascono invece in 2 o 3 giorni, con quale progettualità, con quale affidabilità. Abbiamo fatto un lavoro lungo, come lei diceva giustamente, da gennaio siamo partiti ad ottobre con un grande incontro in un quartiere della città che ha visto partecipare 200-300 persone, una cosa molto bella che ci ha dato un segnale, la grande voglia di partecipazione dei potentini che purtroppo non riescono a trovare altrove, non sono riusciti a trovare altrove un luogo di confronto, un luogo di crescita, un luogo per contribuire fattivamente allo sviluppo e alla rinascita della città. Ebbene, da gennaio abbiamo iniziato ininterrottamente una serie di incontri ogni giovedì, come giustamente abbiamo detto, sul programma, in cui siamo partiti da quelli che sono, da quello che è stato anche il lavoro di approfondimento di persone esperte nei vari settori, e poi abbiamo arricchito e abbiamo in qualche modo reso vivo questo lavoro con la partecipazione di centinaia di cittadini. Io penso che questo sia quello che si dovrebbe fare sempre, non sia un'eccezione, sembra un'eccezione, ma dovrebbe essere la regola. Ecco, dicevamo in premessa 5 candidati alla carica di sindaco, ma un campo progressista o comunque moderato diviso in 3. Era talmente difficile mettersi insieme? Non credo che ciò fosse davvero difficile. È chiaro che nel momento in cui ci si trova a scontrarsi con delle posizioni precostituite, con poca propensione al dialogo, è diverso ed è difficile fare altro. Ma a prescindere da questo, non è un problema di convergenza, di unità, è un problema soprattutto di metodo.
Noi abbiamo fatto un lavoro che affonda le sue radici davvero nel civismo. Noi non siamo un civismo, un partito camuffato da civismo, non siamo partiti camuffati da civismo. E di fatto la nostra posizione, anche un po' la credibilità che abbiamo conquistato con questo lavoro, e parlo davvero a nome di tutte le persone che hanno lavorato a questo grande progetto per Potenza, evidentemente non è stato compreso da alcune filiere, gruppi organizzati, in qualche modo anche, mi consenta, crocchi di potere, è brutto il termine, ma è così, che di fatto, diciamo, forse non hanno apprezzato questo impegno, questa voglia di dare davvero una speranza di cambiamento alla città. Quindi questo poi diciamo è un incidente di percorso, tra virgolette, è un dato che agli elettori interessa relativamente. Gli elettori sapranno con la loro maturità in qualche modo valutare in assoluta autonomia quelle che sono scelte di libertà e di vera progettualità e distinguere da quelle che sono scelte di comodo, di contingenze che tengono conto solo degli equilibri interni a dei partiti o a delle correnti. Ecco, dicevamo 5 anni da consigliere comunale di opposizione, una opposizione io la definisco educata, garbata, rispettando quello che è il volere, che è stato il volere la scorsa volta dell'elettorato di Potenza. In una parola però, come definirebbe questa esperienza amministrativa guidata da Mario Guaretta? Beh, questa io definirei, uso una parola sempre per qualificare, per raccontare questi 5 anni, e la parola purtroppo è abbandono, a volte anche da opposizione che, come lei ha sottolineato, io ho cercato di interpretare con estrema fermezza, ma ovviamente con la correttezza istituzionale che si conviene nelle sedi appunto politiche, amministrative, perché lì siamo rappresentanti dei cittadini, non possiamo metterci a fare teatro. Non possiamo metterci a fare scene, non è una cosa bella, non è rispettoso nei confronti dei cittadini giocare sulle forme, giocare sulla visibilità. Però il problema vero è stato quello dell'abbandono. L'amministrazione Guarente, e quindi probabilmente anche quella che si propone di governare in continuità con Guarente, perché abbiamo più o meno una stessa coalizione che oggi ha un altro nome, ma di fatto ci troviamo sempre lì, spesso ha commesso un errore, soprattutto da un certo punto in poi, da metà in poi, ha gettato la spugna. Per cui anche come opposizione non le nascondo che a volte, più che contrastare la cattiva amministrazione, abbiamo dovuto provare a lavorare per contrastare, per evidenziare l'immobilismo e la sciatteria dell'amministrazione Guarente. Questa è una cosa davvero grave, perché quando si amministra si può sbagliare, si possono fare delle cose sbagliate, ma di fatto diciamo, questo è ammissibile. Quando invece non si fa niente, si abbandona la città, davvero si rischia il tracollo. Senta, sarà naturalmente una sfida che riguarderà il futuro prossimo, nei prossimi 5 anni, ma in generale insomma il futuro della città. Qual è il ruolo che Potenza deve ritagliarsi nell'immediato e poi guardando insomma anche alle future generazioni? Beh, come sottolineavo, Potenza deve fare il capoluogo di regione, deve esserlo, non deve solo dire di esserlo. Essere capoluogo di regione vuol dire tanto, vuol dire continuare su una strada che era stata intrapresa, poi è stata bruscamente interrotta, che raccontava di una città che dialoga con la sua area metropolitana. Potenza, in un certo punto della sua storia, inizia a dialogare e comprende che è necessario lavorare insieme ai comuni circostanti e al resto della regione per esercitare questo ruolo di capoluogo. Oggi questa cosa, al di là del dato politico e di quello che significa essere capoluogo, diventa fondamentale per l'erogazione dei servizi. Noi abbiamo dei numeri così risicati, no? Giustino Fortunato diceva che la Basilicata è poca gente su tanta terra. Noi a Potenza, io amo scherzare su questa cosa, siamo diventati 4 gatti su tanta terra. È una città con un'estensione immensa e con pochi abitanti. Quindi l'unica possibilità per erogare i servizi oggi è immaginare una gestione comprensoriale di questi servizi. Da questo deriva anche un rapporto, e deriverà anche un rapporto di sinergia tra la città di Potenza e i comuni circostanti e il resto della regione. Oggi purtroppo la regione Basilicata e coloro i quali vivono anche a 20 km, a 10 km da Potenza, vedono Potenza no come quel luogo dove si fanno cose brutte, quel luogo dove non è necessario andare se non quando assolutamente necessario. Noi dobbiamo far rivivere la città come davvero il centro amministrativo, politico, culturale e sociale della nostra terra. Ed è sarà questo il viatico di salvezza per l'intera regione Basilicata, non solo per la città di Potenza.
Senta, voi avete stilato un programma focalizzando l'attenzione su 7 focus, 20 punti, insomma, con i principali argomenti che riguardano da vicino la vita dei cittadini. Al primo posto c'è potenza percorribile e sicura. Naturalmente il riferimento è alla situazione della viabilità, le strade. Lei dice nel programma soltanto negli ultimi tempi, insomma, ci si è decisi a investire circa 3 milioni di euro per, tra l'altro, di spesa corrente per il rifacimento del manto stradale. Qual è la vostra proposta invece? Sì, noi abbiamo stilato un programma, abbiamo redatto un programma partendo innanzitutto dalle sollecitazioni dei cittadini e dando dignità a quello che i cittadini ci raccontavano. Quando tutti i cittadini di Potenza, davvero indistintamente, da Piazza Mario Pagano a Contrada Lavangone, considerando ogni tipo di categoria professionale, di gruppi, senza distinzione di giovani, di persone più adulte o altro, ci dicono il problema della città, uno dei problemi fondamentali della città, a prescindere da quella che è la visione, la prospettiva di sviluppo della città, ma ci dicono un problema che ci fa vivere male sono le strade. È la situazione della viabilità. Beh, in effetti una città in cui percorrere 3 km richiede spesso 40 minuti nel traffico non è una cosa normale, soprattutto in una cittadina di piccole dimensioni. Per cui noi abbiamo immaginato una soluzione che da un lato ci permette di lavorare quindi su quella che è la manutenzione del manto stradale, ma come risultato di un efficientamento, perché noi sappiamo che appunto la spesa corrente non è mai sufficiente, cioè Potenza soffre un grave deficit e grandi difficoltà per il personale, ma dobbiamo ritornare anche lì a fare i concorsi, non possiamo pensare che questa città si regga con un organico che è un terzo rispetto a quello necessario. Sulla spesa ordinaria però di fatto ci sono dei problemi, ma di fatto ci sono in tanti enti locali, da Caltanissetta al Trentino probabilmente, anzi sicuramente. È però necessario ed è indispensabile, di vitale importanza proprio per la sopravvivenza della città di Potenza, imparare ad intercettare delle fonti di finanziamento che vadano al di là delle casse comunali. Quindi parliamo di fonti di finanziamento nazionali e soprattutto sovranazionali, quindi europee. E questo come lo si può fare? Nel momento in cui si fanno interventi che hanno anche come conseguenza quella del rifacimento del manto stradale, ma che portano altri risultati. L'efficientamento, la rimozione delle barriere architettoniche, è chiaro che queste sono opere finanziabili che rendono molto più facile la manutenzione del manto stradale per gli anni successivi, perché noi abbiamo una città in cui i sottoservizi sono distribuiti in maniera irrazionale, cioè per dirla in maniera semplice, a Potenza scaviamo sotto le strade quello che troviamo e poi iniziamo a capire che succede, non c'è una mappatura precisa e completa in città e di fatto spesso i lavori durano tanto e costano molto di più del previsto per via di questa situazione. Se noi razionalizziamo i sottoservizi, acqua, luce, gas, telefono, tutto quello che passa sotto le strade e lo organizziamo ovviamente di concerto con quelli che sono gli altri soggetti coinvolti, quindi coloro i quali gestiscono queste reti, ma un capoluogo di regione può e deve parlare con tutti gli altri soggetti, quindi con ANAS, Enel, GAS e tutto il resto. Di fatto fare questi interventi ci permetterà di intervenire sulle strade, ovviamente solo sulla viabilità principale, non è possibile farlo dappertutto, noi usiamo e amiamo il linguaggio della verità, ma le economie risultanti saranno utilizzate per asfaltare la viabilità secondaria, le strade a percorrenza meno intensa, nelle contrade, nelle zone in cui non è possibile fare un lavoro del genere, e soprattutto i lavori da giorno dopo in poi costeranno di meno, creeranno meno problemi. Noi abbiamo una situazione ci siamo passati tutti noi potentini in questi mesi tra Santa Maria, Via Cavour, che è insostenibile, cioè probabilmente ci sono dei punti in cui una città cantiere si è intervenuti 10 volte, si è asfaltato 3 volte, non è possibile, è uno spreco di denaro pubblico tra l'altro. Senta, un capitolo del suo programma è dedicato anche all'autovelox, sappiamo che insomma è un tema che ha riguardato non soltanto i cittadini di Potenza, ma quanti si recano quotidianamente anche dai centri limitrofi. Qual è la vostra posizione, qual è la vostra proposta? È una proposta che io ho avanzato in questi anni in commissione anche da consigliere comunale, quindi niente di stratosferico, perché purtroppo spesso ho notato che l'amministrazione prova a trovare delle soluzioni complesse, quindi che non si possono realizzare, per risolvere problemi semplici. Noi invece vogliamo risolvere problemi semplici dei cittadini con soluzioni altrettanto semplici. Quindi la sicurezza stradale è e deve essere una priorità.
per l'amministrazione di Potenza, come per tutti gli amministratori locali, anche no, del governo nazionale, è evidente. Però sull'autovelox di Varco Dizzo ci si pone un dubbio. A me viene un dubbio, forse sarà venuto anche a lei. Se questo autovelox sia davvero un presidio a tutela della sicurezza stradale o se sia solo un'operazione per fare cassa. Mi è venuto questo dubbio, è venuto a tanti cittadini che poi di fatto hanno impugnato i ricorsi con delle pericolose conseguenze anche per le casse, perché lì immaginiamo di incassare uno, ma perdendo i ricorsi potremmo perdere tre a bilancio. Ebbene, una cosa del genere ha due problemi fondamentali. Il primo, che poi riguarda il fatto di non perseguire l'obiettivo che è quello della sicurezza stradale, anzi forse si creano dei pericolosi imbuti dove si verificano incidenti. Il secondo problema riguarda l'allontanamento della città di Potenza, delle istituzioni del comune di Potenza, dai suoi cittadini, perché se i cittadini si sentono vessati, si sentono aggrediti, si sentono sfruttati e maltrattati dall'amministrazione, poi giustamente non rispondono più. Cioè, se io sento un comune di Potenza ostile a me, io cittadino di Potenza divento a mia volta avversario del comune di Potenza, e quindi lì semplicemente abbiamo immaginato non di rimuovere, non è possibile, non è giusto, la sicurezza stradale prima di tutto. Ma sicuramente spostarlo in un punto in cui il limite di velocità è più, diciamo, razionalmente concepibile per quel tratto di strada. Spostarlo. Sa cosa mi è stato risposto in commissione quando l'ho detto? No, non lo possiamo spostare, lì c'è il vincolo, c'è lo svincolo, c'è l'immissione di strada. Allontaniamolo dal luogo in cui si mette la strada. Cioè non mi sembra che ci sia una qualunque norma nazionale o di altra natura che imponga all'autovelox di stare lì. Spostiamolo in un luogo in cui non crei questi problemi e non faccia sentire i cittadini di Potenza e anche quelli che non sono di Potenza ma passano per Potenza vessati, sfruttati, spremuti come dei limoni dall'amministrazione. Senta, la questione rifiuti, lei dedica un capitolo piuttosto, diciamo, esaustivo a questa materia che riguarda evidentemente la vita di tutti noi cittadini di Potenza. Lei dice zone diverse e diversi metodi di raccolta dei rifiuti. È necessario rivedere, insomma, la raccolta differenziata e come? Beh, è necessario rivedere la raccolta differenziata, ma soprattutto fare un lavoro serio sull'organizzazione. Poi mi consenta anche di parlare qualche minuto dell'ACTA, perché Potenza è il socio unico di ACTA S.p.A. e non può far finta che sia altra cosa, con tutte le conseguenze in termini di servizio per i cittadini, di lavoro e di bilancio. Bene, c'è un dato che secondo me appare chiaro a tutti. Noi abbiamo le zone, diciamo, periferiche, le cosiddette contrade o ex contrade. Ora, ormai il Comune di Potenza ha usato una toponomastica non più legata alle contrade in tante zone, quindi di fatto noi dobbiamo assicurare a tutti i cittadini pari dignità, perché i cittadini che abitano nelle contrade di fatto pagano le stesse tasse degli altri, quindi questa situazione per cui vengono sempre maltrattati, anche delusi e traditi dall'amministrazione, come ha fatto il sindaco Guarente, non è più concepibile. Ebbene, proprio lì noi abbiamo un servizio di raccolta con dei cassonetti che incentivano un fenomeno che si chiama migrazione del rifiuto. Perché se noi siamo in una città in cui la raccolta differenziata purtroppo funziona male ed è concepita male, e nei paesi circostanti funziona molto meglio che da noi, è chiaro che avere sulle zone di confine questi cassonetti si presta a che cosa? All'accumulo di rifiuti che vengono anche da fuori, giustamente. Il sacchetto selvaggio, ma è chiaro, noi abbiamo spalancato le porte al pacchetto selvaggio su questo. Cioè, proprio lì dove si dovrebbe fare un altro tipo di raccolta, col porta a porta, con le compostiere, noi abbiamo messo i cassonetti. E poi in centro abbiamo che cosa? Abbiamo questi camioncini, questi mezzi col personale che è costretto a stare lì alle intemperie, caldo, freddo, pioggia, due ore fermo, quindi tra l'altro risorse sprecate, perché queste persone potrebbero fare altro, per raccogliere in orari molto ristretti i rifiuti. Invece, ovviamente, con tutte le fonti di finanziamento che abbiamo a disposizione, lì si dovrebbe pensare, si dovrebbero realizzare, non si dovrebbe pensare, noi l'abbiamo già pensato, a un sistema di raccolta con delle isole a scomparsa, perché non è decoroso e non è possibile nel 2024 assistere a scempi, soprattutto nelle zone, diciamo, anche centrali e storicamente. È possibile utilizzare questo metodo in una città dove ci sono tanti palazzi, insomma, anche con connotazione un po' datata? Assolutamente, non è possibile, è indispensabile. Proprio lì dove ci sono palazzi anche che hanno un pregio di tipo storico, questo è necessario. L'hanno fatto nel centro storico di Pisa, di Firenze, di tutte le città d'Italia. Noi purtroppo invece amiamo ispirarci ai modelli peggiori,
anziché ispirarci ai modelli migliori, quindi di chi ha fatto meglio di noi, noi proviamo sempre a raccogliere, la politica in questi anni ha provato sempre a raccogliere, ad emulare il peggio. Noi dobbiamo invertire questa tendenza, perché la città è davvero ridotta ai minimi termini. Senta, Potenza si è scoperta una città poco sicura, è così? Beh, c'è un dato. Potenza sicuramente rimane ad oggi, fortunatamente, un po' più sicura di tante altre realtà. Però c'è un dato, c'è un aumento di furti nelle abitazioni e di alcuni tipi di reati che prima non conoscevamo neanche. Fino a qualche anno fa avevamo una Potenza isola felice, no? La famosa immagine della chiave nella serratura della porta che lasciavamo quasi tranquillamente, no? Non vorrei idealizzare, esagerare, ma è così. Oggi abbiamo negli ultimi anni, e ci sono dati statistici che noi abbiamo elaborato partendo dai dati Istat e che abbiamo riportato nel nostro lavoro, che ci dice che negli ultimi anni c'è stato un aumento superiore al 20% dei furti nelle abitazioni. Quindi dire, no, il sindaco Guarente spesso ha citato dei dati dicendo no, ma le denunce sono in diminuzione. E beh, lì vanno scorporati i dati. Il dato delle denunce per furti in abitazioni è salito in maniera vertiginosa e vorticosa in questi anni. Quel dato è salito, ma non ci sarebbe bisogno di certificarlo perché i cittadini se ne sono resi conto. Ovviamente sui furti nelle abitazioni sappiamo che anche il numero di denunce è molto inferiore al numero degli episodi, perché spesso non si denuncia neanche, perché diciamo ci si arrende un po' anche alla e ci si rassegna all'inutilità dello strumento. E quindi è chiaro che occorre necessariamente un'operazione di coordinamento di tutte le forze dell'ordine, partendo da quelle comunali, ma di cooperazione e di lavoro congiunto con le altre forze dell'ordine operanti sul territorio cittadino, carabinieri, polizia, con la prefettura. È necessario fare un lavoro ricordando una cosa, che il sindaco, al di là delle sue attribuzioni, no? Un sindaco ha dei poteri, tra l'altro ricordiamo che per il TUEL, il testo unico degli enti locali, il sindaco è la massima autorità anche in tema di sicurezza sul territorio, quindi se aumentano i furti non se ne può lavare le mani dicendo va tutto bene, non lo può fare, il sindaco è tenuto ad intervenire. Ancor più il sindaco di un capoluogo di regione è chiamato assolutamente senza possibilità, diciamo, di girare la testa dall'altra parte, a coordinarsi con le altre istituzioni operanti sul territorio, e quindi si deve fare parte diligente, a partire da quello che è il tavolo per l'ordine e la sicurezza esistente, di fatto funzionante presso la prefettura, ma deve fare qualcosa in più. È necessario andare a strutturare, a ripartire gli interventi anche delle forze dell'ordine in maniera oculata, coprendo tutte le zone della città, perché accanto ai furti nelle abitazioni, molto molto diffusi ormai nelle contrade dove le persone presidiano le loro abitazioni, nelle contrade molto spesso le persone non abbandonano la casa, rimane sempre un membro della famiglia per paura dei furti. E in centro storico che succede nei vicoli? Terra di nessuno, spaccio. Proprio pochi giorni fa, qualche settimana fa, c'è stata una rissa praticamente nei pressi della chiesa della Trinità, con delle scene da far west, di commercianti che si chiudevano all'interno dei loro esercizi perché avevano paura. Ma sono robe che a Potenza non abbiamo mai visto, mai visto. Senta, il trasporto pubblico è una delle voci che ha originato in tempi recenti, insomma, l'ultimo dissesto che ha riguardato il comune di Potenza. Cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi? Cosa succederà? Cosa si può fare invece? Assolutamente. Allora, c'è un dato anche qui molto importante, che riguarda gli investimenti. Noi abbiamo una cosa di cui abbiamo sentito parlare tante volte in questi anni, che si chiama PNRR. Di questo l'amministrazione Guarente evidentemente non è stata messa al corrente e non ha lavorato sugli investimenti sulla mobilità. Noi abbiamo dei progetti e delle in qualche modo iniziative che in qualche modo avrebbero dato uno slancio alla città, quindi quello della metropolitana di superficie, della creazione di una dorsale da cui far partire dei collegamenti molto frequenti e in qualche modo agili e agevoli per i cittadini lungo questa dorsale. Questo lavoro non è stato mai completato, perché purtroppo a Potenza c'è una cosa che non conosciamo, si chiama continuità amministrativa. Ognuno che arriva pensa di dover cambiare tutto quello che è stato fatto in passato, anche quello che era stato fatto bene magari. Ovviamente poi, al di là degli investimenti che sono necessari, perché su questo si dovrà lavorare, investire sull'infrastruttura e sulla mobilità, noi abbiamo dei dati, no? Io penso alla necessità di integrazione vera tra il trasporto extraurbano, perché oggi abbiamo un sistema di trasporto extraurbano che diventa urbano, no? Gli autobus,
extraurbani girano in città, e su questo abbiamo già degli hub esistenti, ma dovremmo crearne altri, dovremmo creare, come, così come si stava iniziando a fare, una porta nord della città e una in zona ovest. Quindi è necessario che le persone non debbano essere costrette, e i mezzi con problemi di inquinamento, traffico, manutenzione delle strade, costi, i mezzi non debbano attraversare la città, e arrivati in città ci si debba poter muovere con l'integrazione di questi mezzi. Mi consenta però un paio di battute su quello che è il trasporto meccanizzato. Noi sappiamo che a ottobre ci sarà un problema, già lo sappiamo, ma purtroppo l'amministrazione attuale non ne ha tenuto conto, no? Ha fatto finta di niente, ha detto poi se la vedrà chi arriverà, e noi speriamo di poter lavorare su questo problema vincendo le elezioni. Il problema del trasporto meccanizzato, no? Piazza Vittorio Emanuele, 18 agosto, per noi potentini, Viale Marconi, dove c'è un problema di collaudo, si dovrà intervenire in maniera seria su quegli impianti. Qualcuno addirittura ha detto chiudiamoli. Cioè, mi sembra una cosa inaudita. Noi dobbiamo, ovviamente, tutelando i lavoratori, perché i lavoratori non sono altro che i nostri concittadini che sono lì impegnati in queste strutture, utilizzando dei servizi alternativi, quindi delle navette, possibilmente elettriche, ecologiche, che ci permettano di effettuare quel percorso, ma sfruttare anche lì le risorse che ci vengono dall'alto. È necessario quindi investire per l'efficientamento energetico, per migliorare il servizio e per abbattere i costi, e quindi aumentare la durata dell'apertura di questi impianti. Lei non so se sa che SEL, la società energetica lucana, aveva messo a disposizione alcuni milioni di euro, 5 se non sbaglio, per il rifacimento della struttura del cosiddetto ponte attrezzato, quindi delle scale mobili Santa Lucia via Tammone. Visto che lì c'è un problema, sappiamo che ci sono tante infiltrazioni, si era detto interveniamo, realizziamo un impianto fotovoltaico per abbattere i costi di gestione. Abbattere i costi di gestione, e quindi dell'energia, significa ovviamente poter investire quelle somme su risorse lavorative e tenere più, prolungare l'orario di apertura dell'impianto stesso. Sa che SEL ha messo a disposizione queste risorse e il Comune di Potenza in questi anni ha fatto finta di niente, ha lasciato morire tutto e non sono stati spesi quei soldi lì? Noi invece abbiamo immaginato proprio questo: gli impianti meccanizzati devono lavorare in qualche modo oggi, essere efficientati, facendo riferimento a un concetto che, su cui noi abbiamo lavorato. Noi abbiamo organizzato anche come gruppo consiliare una conferenza ben 2-3 anni fa addirittura, con tra l'altro una persona che oggi è candidata anche nelle nostre liste, con un professore dell'Università di Bologna, Setti, sulle comunità energetiche. Le comunità energetiche di fatto sono oggetto di una norma nazionale da gennaio, e noi dobbiamo realizzare quello, dobbiamo realizzare delle comunità energetiche, quindi delle strutture che partono da pannelli fotovoltaici, quindi dalla possibilità di creare energia pulita, per abbattere i costi di manutenzione e di gestione di queste strutture e renderle più efficienti, cioè prolungare gli orari e farle utilizzare davvero ai cittadini, abbattendo i costi, abbattendo l'inquinamento e rendendo davvero Potenza una città moderna. Senta, lei parlava della necessità, insomma, di intercettare anche queste opportunità rinvenienti da fondi europei, fondi statali o di qualunque natura. Insomma, non è che è necessaria anche una rivisitazione della macchina burocratica amministrativa del Comune di Potenza, insomma, personale ridotto all'osso, numero di dirigenti sottodimensionato? Allora, il personale è ridotto all'osso, questo è vero, per cui diventa oggi indispensabile che se ne dica, nonostante le difficoltà finanziarie di bilancio del Comune di Potenza, perché ricordiamoci che siamo un capoluogo e quindi eroghiamo servizi a tutta la regione, quindi esiste anche una regione alle nostre spalle con cui un sindaco deve poter dialogare con autorevolezza. Sappiamo anche che in questi anni sindaco della città di Potenza, presidente della regione, di fatto appartenenti allo stesso schieramento politico, hanno dialogato poco, o sicuramente se hanno dialogato hanno dialogato male, perché non abbiamo visto grandi risultati sulla città di Potenza. Ebbene, è chiaro che è necessario riaprire una stagione di concorsi per il Comune di Potenza, perché il lavoro è un tema fondamentale anche per il rientro e per vivere in città. Noi non possiamo lamentarci che la città si spopola se a Potenza non si può lavorare, e per questo bisogna fare riferimento ovviamente a delle risorse che non solo della città, ma vanno ovviamente organizzate di concerto con altri enti sovracittadini. E un sindaco che si prefigge l'obiettivo di governare questa città con autorevolezza e serietà non può sottrarsi a questo tipo di confronto. Ovviamente inoltre c'è un altro dato, e mi consenta di sottolinearlo, che è quello che riguarda l'organizzazione e la qualità del lavoro negli uffici. I dipendenti del Comune di Potenza sono molti meno di quelli che dovrebbero essere.
però molto spesso vengono in qualche modo gestiti e organizzati in modalità che diciamo non gratificano la qualità del lavoro del personale stesso. No? È importante gestire, sappiamo che il sindaco ha tenuto a sé la delega personale, quindi il sindaco in questi anni è stato anche assessore al personale, ma di fatto non è stato un riferimento per il personale, perché se il sindaco di fatto è accanto al personale, se il sindaco lavora più del personale e non scappa, non si sottrae alle sue responsabilità, anche il personale lavora meglio, e questo è un dato. Io per molti anni ho lavorato nel settore ho lavorato nel settore del personale, nelle pubbliche amministrazioni e nella sanità. C'è un dato fondamentale che attiene alla qualità della performance, alla qualità del servizio, che riguarda proprio il livello organizzativo, il clima organizzativo, che nel Comune di Potenza in questi anni è stato pessimo, me lo deve consentire. E poi c'è un altro dato. Al di là delle nuove risorse, cui sicuramente dobbiamo fare riferimento, noi dobbiamo ricordare che in questa città c'è un'università piena di eccellenze, sia per quanto riguarda il corpo docente, sia per quanto riguarda gli studenti e i neolaureati, offrendo delle opportunità di collaborazione a coloro i quali vivono e in qualche modo si impegnano nell'università. È possibile anche lavorare su questo versante, perché da un lato si evita, no, un problema bruttissimo, noiosissimo di questa città. Noi formiamo tanti giovani, tante eccellenze, il giorno dopo la laurea queste persone sono costrette a scappare. Quindi iniziare a instaurare un rapporto con l'università di proficua collaborazione è fondamentale, anche perché spesso le amministrazioni comunali di Potenza in questi anni hanno avuto paura di confrontarsi con l'università, sono state gelose del loro cantuccio. Invece no, città e università devono iniziare a vivere una vera e propria compenetrazione a partire dalla tematica del lavoro. Senta, davvero per concludere le chiedo una risposta telegrafica: immagina, guardando al futuro governo cittadino, una rivisitazione del numero degli assessori, magari anche delle deleghe? Assolutamente, io credo che la nostra coalizione abbia una caratteristica invidiabile che nessuno ha. Essendo nati e cresciuti in assoluta libertà, non dobbiamo rispondere a nessun equilibrio di correnti o di accrocchi di partito, e questo è un dato di fatto incontestabile, nessuno lo potrà contestare, tant'è vero che è stato un tema che io ho trattato anche in occasione dell'apertura in una piazza Duca della Verdura, la nostra piazzetta del pesce, così la chiamiamo a Potenza, gremita, in cui ho detto, quindi assumendo un impegno davanti a tutti i cittadini, che noi creeremo una giunta di alto profilo con delle personalità a volte già individuati in alcuni settori, tecniche e di altissimo profilo, partendo ovviamente anche da quelle che sono le qualità interne alla squadra, ma sapendo che una giunta di alto profilo non può prescindere dal prendere il meglio di quello che la città e non solo offre. Quindi sulla giunta, al netto del fattore numerico che poi è contingentato ed è quello anche previsto dalla legge, è necessario che il sindaco abbia le mani libere di nominare una giunta davvero di spessore, non è dettata solo e non da un bilancino solo politico. Da un bilancino politico e dagli equilibri. Chiarissimo. E allora il nostro tempo a disposizione è terminato. Io ringrazio Pierluigi Smaldone. Grazie per essere stato nostro ospite in studio, che capeggia le liste Potenza Ritorna, Città Nuova e Movimento 5 Stelle per le comunali a Potenza dell'8 e 9 giugno. Grazie a voi che ci avete seguito a casa. Buon proseguimento con i programmi della Nuova TV.